Esistono alcune analogie interessanti fra come vivono le piante e come una fotografia viene sviluppata. Le piante vivono di luce e processo chimico, così come la fotografia. Le piante affiorano dall'invisibile, così come la fotografia. Tutto questo viene connotato in un filo d'erba. La sua struttura è formata da linee dritte, ed attraverso una linea è possibile esplorare soglie, definire limiti, renderli indistinti. Il filo d'erba viene raccolto, posizionato nel portanegativi dell'ingranditore. Ingrandito. Scalato ad una dimensione irreale. Esposto sulla carta fotografica, l'immagine latente appare. In lettegrafia non vi è alcun processo chimico. Crea e preserva l'immagine latente. L'intenzione di stabilire una connessione più profonda con il mondo vegetale ha portato a definire un altro processo che esiste in parallelo al precedente. Se la carta fotografica viene esposta senza l'utilizzo di una lampada di sicurezza, non sarà più capace di registrare immagini e cambierà di tonalità nel tempo. Si trovano spesso esempi di questo fenomeno in camera oscura, esposizioni sbagliate che non sono più state sviluppate, ma lasciate in giro. All'etigrafia rivela la bellezza di ciò che è sempre stato considerato un errore in fotografia. Al posto di utilizzare le bacinelle tradizionali per rivelare l'immagine, vengono utilizzate un pennello e una minima quantità di sviluppo chimico. Il filo d'erba viene esposto. Rivelato attraverso una linea. Attraverso frammenti simbolici estratti dall'intera immagine. E poi fili d'erba, volti a creare apparati radicali immaginari. Cera. Argilla. Resina. La lettegrafia viene così portata fuori dalla camera oscura, dove continuerà a cambiare di tonalità nel tempo. Attraverso la trasformazione della luce in reazione chimica, la fotografia diviene metaforicamente fotosintesi.